Si devono essere molto arrabbiati questa volta in onda perché la nuova CBR 1000RR RSP 2020 è davvero cattivissima. Sembra una piccola MotoGP, è molto diversa rispetto alla CBR che abbiamo visto dal 2008 in avanti. Era una moto che si era evoluta passo dopo passo, sempre con il motore 4 cilindri in linea, cosa che ritroviamo anche in questa 2020. Ma per quanto riguarda il telaio, ovviamente per quanto riguarda il layout costruttivo, la moto era rimasta praticamente identica per 11 anni. In realtà adesso è tutto cambiato a partire dal telaio per arrivare al motore. La Honda ha rifatto completamente il progetto ed è evidente che questa moto, rispetto ai primi intenti del 1992, ovvero di costruire una supersportiva che potesse essere guidata molto bene anche su strada, beh, qui si guarda in particolar modo alla pista e lo si fa in modo davvero spaziale perché i tecnici di Tokyo sono riusciti nell'impresa di assicurare a questa nuova Honda CBR 1000RR SP 2020, hanno aggiunto una R visto e considerato che a Moto.it tanti hanno l'R Mosher, probabilmente hanno fatto questo ragionamento, ma di fatto è un motore corsa corta con un 48,5 mm di corsa e 81 di alesaggio, per cui veramente un motore estremamente corto e soprattutto capace di girare in alto grazie a tantissimi accorgimenti che mirano a ridurre gli attriti tantissimo. Ci sono i pistoni forgiati con un rivestimento che si chiama Ober, misto Teflon e molibdeno. Ci sono i bilancieri a dito per quanto riguarda la distribuzione al posto del precedente sistema a bicchierino, 75% in meno del peso inerziale rispetto al precedente. Ma poi ci sono anche tanti altri accorgimenti come l'aspirazione che passa da 48 a 52 mm per quanto riguarda appunto i corpi farfallati, e ovviamente ci sono anche tanti altri elementi come nel caso del sistema di scarico che è stato sviluppato già quello di serie in collaborazione con Akrapovic, un 421 che dovrebbe avere un sound spaziale, ma soprattutto dovrebbe consentire a questo motore 4 cilindri in linea di essere estremamente libero di sfogare la sua potenza. Grazie. 217,5 i cavalli della SP 2020, un motore che vanta anche un valore di coppia direi notevole, visto e considerato che si parla di 113 Nm a 12.500 giri. A livello di telaio, oltre ovviamente al doppio trave in alluminio che è stato completamente riprogettato, lì sotto a quelle carene che ricordano un po' la RC 213, quella del mondiale della MotoGP, beh, c'è tanta tanta tecnologia anche per quanto riguarda proprio la parte costruttiva, perché la forcella è una Hollins NPX da 43 mm con il sistema Semi Active Electronic Control pluriregolabile. Questa è una forcella che anche questa deriva concettualmente da quello che si poteva fare nelle corse, ma appunto deriva da una soluzione stradale estremamente performante che appunto sta entrando un po' in tutte le moto, ma qui hanno fatto un bel lavoro per quanto riguarda l'integrazione, poi vi spiego esattamente come. Poi dietro invece c'è il forcellone che ovviamente è influcrato al telaio, ma l'ammortizzatore invece è integrato al blocco motore che è costruito interamente in alluminio, sistema ovviamente Unit ProLink con l'ammortizzatore Hollins TTX 36, anche questo con il Semi Active Electronic Control pluriregolabile. Si tratta di un sistema che non è stato sviluppato così per caso, anzi, i tecnici Honda, dopo anni in cui diciamo, non avevano espresso il loro potenziale, tutto quello che arrivava dalla MotoGP non si ritrovava poi all'interno della CBR. Beh, questa volta hanno deciso di portare una piattaforma inerziale tridimensionale, ovviamente che lavora su concetti 3D, a 6 assi, quindi di fatto è in grado di pilotare tutte quelle che sono le funzionalità di acceleratore, di sospensioni, di controllo del motore, di controllo della trazione, ovviamente controllo di imbardata, di impennata, ovviamente antiribaltamento per quanto riguarda la fase di frenata, ovviamente anche ABS che è regolabile su 3 posizioni. Questo per dare una dinamica di guida ovviamente molto sofisticata a questo nuovo CBR 1000RR RSP 2020, che oltretutto controlla attraverso questo sistema inerziale anche l'ammortizzatore di sterzo, che invece è un Showa, per cui
un sistema molto complesso di dinamica che parte dal telaio, ma poi arriva alle sospensioni, al motore, all'elettronica del motore, fino ad arrivare ovviamente all'ABS e anche al controllo dell'ammortizzatore di sterzo, proprio per assicurare a questa piccola RC 213 VS, cioè ovvero la variante MotoGP. Anzi, la variante stradale della MotoGP, insomma, questa è una piccola versione di quella moto, ovviamente non con il motore a V come si diceva in passato, che avrebbe potuto avere il motore a V, ma c'è sempre un motore 4 cilindri in linea che deriva dalla grande tradizione del CBR, ma ovviamente con tantissime modifiche per quanto riguarda la parte di distribuzione di pistoni, di bielle, sono realizzate in titanio, ma anche tantissimi altri elementi che mirano a ridurre al massimo gli attriti proprio in funzione dell'esperienza della MotoGP e ovviamente per offrire quello che è il massimo della performance. 217,5 cavalli litro, tanta roba, veramente è un motore estremamente prestazionale con una capacità ovviamente di girare molto alto, visto e considerato che la potenza arriva a 14.500 giri, mentre il valore di coppia massima arriva un pochino più basso, ovviamente con quei 113 Nm a 12.000 500 giri. Ovviamente il motore è omologato Euro 5, la distribuzione è un misto catena ingranaggi, anche questo per ridurre gli attriti, e poi ovviamente il cambio è un 6 marce con assistenza elettronica, anch'essa pilotata dal sistema inerziale che monitora appunto tutti i sistemi di bordo della motocicletta. Per quanto riguarda il peso, me ne stavo dimenticando, si parla di 201 kg. Però con il pieno di benzina che sono, vado a vedere, sono 16,1 litri, per cui dovremmo essere intorno ai 186-187 kg a secco, quindi un peso sicuramente interessante nel contesto di una moto che ha veramente di tutto e di più, ma soprattutto un rapporto peso-potenza che è veramente sconvolgente. Per quanto riguarda le misure, l'angolo di sterzo a 24 gradi, per cui è abbastanza chiuso, diciamo è nello standard di quello che è il valore di una supersportiva moderna, e mentre l'interasse è 1.455 mm, quindi 1,45 m, con ovviamente una lunghezza della moto complessiva di 2,10 m, ma quello poi diciamo che i valori sono abbastanza standard nel contesto delle superbike di ultima generazione, che ovviamente offrono tantissimo da un punto di vista di elettronica, ma ovviamente offrono molto anche da un punto di vista proprio di qualità costruttiva, che è veramente spaziale. Per quanto riguarda la parte aerodinamica, anche qui secondo me è stato fatto un bel lavoro, la moto è stata incentrata sull'aspetto corsaiolo, sull'aspetto racing, e anche qui si deriva tantissimo di quello che è l'aspetto aerodinamico della moto da corsa, quella di Marquez per intenderci, e di Jorge Lorenzo, e viene portata in concessionaria attraverso questa carena che lo vedete ai lati, a queste bocche all'interno del quale si infila l'aria, e lì all'interno ci sono delle ali che poi fanno lavorare l'aerodinamica, tenendo più schiacciata la moto con l'aumentare della velocità. Stessa cosa si può dire ovviamente per la parte di aspirazione, perché il cassoncino d'aspirazione prende l'aria da una bocchetta al centro, ovviamente anche lì all'aumentare della velocità con una sorta di effetto turbo, aumenta la pressione all'interno del cassoncino d'aspirazione e ovviamente il motore respira meglio e va più veloce. Interessante ovviamente anche il reparto frenante con le pinze Brembo, che sono quelle nuove di ultima generazione, sono le stilema, quattro pistoncini, mordono dischi da 330 mm, quindi 10 mm in più rispetto al CBR di precedente generazione, hanno uno spessore di 5 mm, quindi mezzo millimetro in più rispetto al passato, e assicurano non solo più potenza frenante, ma anche riescono a dissipare meglio il calore rispetto al modello precedente. Dietro invece viene utilizzata una pompa a due pistoncini, anzi una pinza a due pistoncini con la classica pompa Brembo, eccetera, eccetera. Per cui direi una soluzione che veramente è molto interessante. Come è interessante, leggo qui l'elettronica che può essere tarata anche per quanto riguarda il sistema di antisollevamento della ruota posteriore, può essere tarata sull'ABS, può essere tarata su tantissimi elementi, anche per quanto riguarda l'ABS, con la modalità sport che si aggiunge a quella track, appunto per avere un comportamento più aggressivo e dedicato all'utilizzo in circuito. Veramente qualcosa di spaziale questa moto, mi piace tantissimo, è veramente una motocicletta in cui Honda è riuscita a dare molto, a portare molto di quello che è l'aspetto della MotoGP, compreso ovviamente anche
il telaio a diamante che qui leggo avere pareti di 2 mm, quindi veramente molto contenute per quanto riguarda lo spessore. Eccolo qua, il motore viene montato su 6 attacchi saldati ad hoc, ok. La rigidità verticale e quella torsionale sono aumentate del 18% rispetto al modello precedente, mentre quella torsionale, la verticale del 18%, torsionale del 9%, mentre la rigidità orizzontale è stata ridotta dell'11%, il tutto finalizzato a produrre i massimi livelli di sensibilità ovviamente al manubrio. Questi poi sono con quei compromessi che vengono trovati non solo dagli sviluppatori, dagli ingegneri che progettano, ma anche ovviamente dai collaudatori che mettono insieme poi i progetti proprio per arrivare ad offrire il massimo della performance e dare poi ai team che correranno in Superbike quel livello di moto che sino ad oggi non erano mai riusciti ad avere per lavorare per vincere il mondiale. Vedo che c'è anche un sistema Honda Selectable Torque Control, quindi c'è anche un controllo della coppia su 9 livelli. Livello 1 rappresenta il livello più blando, non più brando, più blando, e poi ovviamente si può intervenire con l'attivazione anche del launch control, limita regime del motore a 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 giri, anche con l'acceleratore completamente aperto, consentendo al pilota di concentrarsi solo sul rilascio della frizione e partire ovviamente a bomba, sfruttando al massimo quella che è la performance pazzesca di questo motore. Ovviamente acceleratore ride by wire, quindi il launch control a 4 livelli, vediamo se vedete tutto, controllo di trazione su 9 livelli, 3 riding mode per quanto riguarda la gestione poi della dinamica di guida, comando trot by wire, vabbè, ovviamente c'è il fly by wire per quanto riguarda la parte di acceleratore. Veramente bellissimo, hanno fatto un progetto pazzesco, la moto è veramente bellissima secondo me da un punto di vista estetico ed è stupefacente come siano riusciti a realizzare un modello partendo direi direttamente dalla modifica del motore, che secondo me è la cosa fondamentale. Prima l'alesaggio era 76x55,1, per cui era un motore che era dotato di un po' più schiena nella zona centrale, comunque girava bene anche agli alti. Invece in questo caso hanno fatto un lavorone con un motore super quadro 81x48,5, veramente misure da MotoGP. Con questo direi che è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto di questa moto. Ovviamente leggete tutto su moto.it. Poi domani i ragazzi della redazione ve la faranno vedere anche dal vivo. Io ho fatto il pezzo perché è una moto veramente bellissima e secondo me meritava una bella chiacchiera prima di poterla vedere con mano ad EICMA. Con questo è tutto, mi raccomando, viva la passione per l'auto, viva la passione per la moto e ovviamente full gas sempre, in questo caso così, perché è una moto, ma anche se fossi in macchina farei così lo stesso perché sono motociclista nell'anima. Ciao!